Bentrovati e benvenuti amici effenauti. Che ci faccio io qua di domenica mattina oltre che giocare con le mie amate palline? E niente, mi è venuta in mente un'idea e voglio sapere se vi piace. Tutto quanto parte da un proverbio, esattamente un proverbio che come tale è estratto di saggezza. Tutti quanti nasciamo un po' come il gallo, cioè amiamo predicare bene, cantare bene e razzolare però male. Dove razzolare significa raspare con le zampe nel terreno per scovare qualcosa da beccare, ovviamente è riferito ai polli e a tutti quanti gli altri gallinacei. Però, mentre la gallina si applica, si fa il culo, il maschio del pollaio invece rompe i coglioni e si esibisce nelle sue ben note doti canore, che sono utili soltanto a svegliarci all'alba. Detto questo, il detto predicare bene e razzolare male significa che solitamente si è soliti parlare come delle persone giuste, oneste, virtuose, mentre invece nelle azioni ci si comporta in un modo ben diverso, mostrando ovviamente un'evidente diversità tra il dire e il fare. E dopo questo bel pippone della domenica mattina, vi starete chiedendo cosa c'entra con la street photography. È semplice. Tutti quanti noi che parliamo di street photography diciamo più o meno sempre la stessa cosa, e cioè che non è l'attrezzatura che fa di te un bravo fotografo. Ecco, solitamente però quando diciamo questa cosa lo diciamo sempre con una fotocamera della Madonna in mano. Io stesso l'ho detto con la mia Sony A7 IV e l'obiettivo 24-70 Sigmart, che non sono propriamente un entry level. Così mi è venuta in mente questa idea e parlarne con voi. Cioè ho pensato esattamente di provare le macchine fotografiche più vecchie e vedere cosa succede. Lo voglio fare ovviamente per dimostrare che quello che si dice è vero, cioè non è la fotocamera a fare il fotografo, ma lo faccio anche per mettere alla prova me stesso e anche per invogliare ad avvicinarsi a questo meraviglioso mondo della street photography tutte quante quelle persone che ancora magari stanno tentennando, fosse anche soltanto per motivi economici, perché diciamocelo che la nostra passione tutto è meno che economica. Però qui ci viene in soccorso RCE Foto, è il più grande mercato fotografico dell'usato che c'è in Italia e ci mette a disposizione tutto il meglio della fotografia. Possiamo trovare da RCE ogni tipo di fotocamera per il prezzo che le nostre tasche possono spendere e soprattutto non dobbiamo più avere problemi, ansie, patemi, perché tutto quanto quello che ci offrono è garantito e non sono legati neppure a nessun brand in particolare, quindi sanno anche come consigliarci al meglio. E in più sono dei visionari, perché per esempio mi hanno assecondato in questa follia di provare per voi tutte quante quelle fotocamere che costano meno di uno smartphone e che ci faranno però fare un ingresso dalla porta principale nella street photography. Quindi iscrivetevi subito al nostro canale, mettete un bel mi piace al video e condividetelo con tutte quante le persone che conoscete, perché questo video è adatto a tutti. Ovviamente però non dimenticate nemmeno di scrivere sotto nei commenti "ma io me ne infischio", perché questa maglietta aspetta proprio te. Come molti di voi che guardano questo canale, ma anche altri canali simili a questo, anche io amo guardare le macchine fotografiche. Da fotografo di strada amo le macchine fotografiche, mi piace leggere le loro caratteristiche, mi piace guardare video su YouTube sulle macchine fotografiche e stare anche al passo coi tempi, e sono affetto da una malattia che colpisce un po' tutti quanti gli hobbisti. Questa malattia si chiama scimmia, cioè è esattamente quella smania che ti prende quando esce qualche cosa di nuovo, l'ultima novità, che ti fa credere che se non ce l'hai non riuscirai mai a migliorare. Questa malattia ha macchiato un po' tutta quanta la mia vita, quindi anche la carriera da tennista, da musicista, da pescatore, da motociclista e adesso addirittura la mia carriera da fotografo. Ma prima o poi si matura e visto che siamo in tema di proverbi, meglio tardi che mai. Perciò iniziamo subito questo format con una fotocamera che è l'esatto opposto di quello che tu potresti desiderare. Eccola qua, è la Fuji X1. Esteticamente questa macchina fotografica qua è fighissima. È robusta e ti ha la sensazione di essere un carro armato, di poterci fare tutto quello che vuoi, nonostante sia una macchina entry level del 2012, perché le cose di una volta erano fatte per durare, compreso il design, fighissimo e senza tempo. Questa macchina fotografica ha il mirino laterale ed è piccolo,
ma la dimensione non conta, perché soprattutto quello che conta è la posizione, e quindi si guarda da qui e ci permette di isolarsi da tutto quanto il resto. Ha un po' di difficoltà nel mettere a fuoco, ma questa cosa nella street non è un problema, potendo tranquillamente mettere a fuoco con l'iperfocale. È ottimo anche il bilanciamento del bianco ed ha anche un flash pop-up che è utile per scattare delle fotografie un po' particolari. È già da qualche giorno che utilizzo questa fotocamera e volevo fare tutto quanto un discorso sulle caratteristiche tecniche di questa scatoletta, perché in fondo va che ancora che è una bomba nonostante l'età e il prezzo. È stata prodotta dal 2012 al 2013 a 16 milioni di pixel, i suoi estesi da 100 a 25.600 e addirittura una raffica di ben 6 scatti al secondo. Può tranquillamente competere con le macchine fotografiche più moderne e infatti io stesso l'ho utilizzata anche per tirare fuori qualche scatto per la nostra challenge sulla storia di una giornata di lavoro. E a proposito, non smettete di mandare le fotografie con l'hashtag challengef4, perché poi faremo un video tutti quanti insieme. Però, in realtà, ho deciso di azzerare tutto quello che io vi volevo dire, perché voglio parlarvi di una cosa diversa, e cioè la magia della fotografia. Questo che monta questa macchina fotografica è il primo sensore della serie X-Trans di Fuji, ed è l'aspetto che più di qualsiasi altra cosa ti farà innamorare di questa fotocamera. Restituisce dei file che sono molto simili alla pellicola, e questo è molto difficile da fare con le fotocamere moderne, che sono quelle più recenti, quelle migliori di questa. Io ho avuto per quasi 3 anni la Fuji X-T4, che era l'ammiraglia di Fuji, e per quanto io ancora senta la mancanza di quella fotocamera, per quanto mi piacesse, questo sensore lo amo addirittura di più. E il motivo è semplice: perché meno è meglio. Questo è un sensore che ha una gamma dinamica limitata, e questo influisce proprio sulla gestione delle alte luci. E io, che adoro sottoesporre per le alte luci, amo questo sensore. La differenza è evidente quando si confronta il file di questa macchina fotografica con i file delle macchine più recenti, come per esempio la mia Sony, perché nelle nuove macchine tutto quanto pulito, troppo nitido, quasi una lama, come si dice. Io ovviamente non sto dicendo che è una cosa negativa oppure che è un difetto, anzi, e soprattutto se anche a te piace questo tipo di pulizia nei file e puoi permetterti una top di gamma, prendila, l'ho fatto anch'io per lavoro. Ma quell'aspetto distintivo, quel mood analogico e per certi versi cinematografico, quel senso di realismo che si ottiene con sensori vecchi così, non ce l'hai se non modifichi i RAW. E questo si traduce proprio nello scattare le fotografie in maniera intenzionale, pensandoci un po' prima. Indipendentemente dal fatto che tu scatti in RAW oppure in JPEG oppure in entrambi i modi, le simulazioni di pellicola che sono incluse qui dentro sono un ottimo modo per studiare i colori e ti fa capire esattamente che cosa vuoi ottenere con una fotografia. Con un sensore come questo, che è meno adatto allo stretching delle luci e delle ombre, che ad oggi va molto di moda su Instagram, è fondamentale pensare al tipo di scatto che vuoi ottenere, all'aspetto che gli vuoi dare, all'atmosfera e alla storia anche che vuoi raccontare. Io non sto dicendo che questo sia l'unico modo giusto per scattare fotografie o che addirittura tutti quanti dovete comprarvi una Fuji X1, ma se pensi però che scattare in RAW senza un obiettivo chiaro da raggiungere, senza una visione di come dovrebbe essere poi la tua fotografia, pensando di poter sistemare tutto quanto in post-produzione, beh, forse dovresti ripensare un po' all'idea di pensare di più prima di fare click. E i limiti di questo sensore con le sue simulazioni di pellicola sono un buon punto di partenza. L'X1 è una macchina fotografica divertente, è tutt'altro che perfetta, in realtà è quasi un compromesso con cui fotografare. Il tempo di elaborazione, il tempo di scattare una fotografia e poi scattarne di nuovo un'altra è tanto. È un tempo incredibilmente lento, e quando esci con delle poche possibilità o addirittura con nessuna aspettativa su quello che sarai capace di produrre durante una giornata di street, allora uscire con questa fotocamera qui è una magia. Io ero fuori con Colette giusto il tempo di far pisciare Dandy e avevo la fotocamera al polso, quando tra una risata e l'altra una signora si è accesa una sigaretta alla finestra. Io sapevo che con questa fotocamera qui avevo un'unica possibilità di non perdere quell'istante, cioè di inquadrare e scattare.
Non ci ho minimamente pensato al rumore che poteva produrre questa fotocamera, oppure alla nitidezza che potevo dare alla foto. Ho semplicemente scattato. E io adoro questa fotografia e il modo soprattutto in cui l'ho scattata. In quel momento io non mi sono preoccupato di quanti megapixel avesse la fotocamera, oppure di quanto fosse costosa, o se la messa a fuoco fosse proprio esattamente lì, sull'occhio, oppure se stessi scattando una foto dritta. Io sono soltanto tornato alle basi della fotografia, a quello che mi ha fatto innamorare, a quello che mi ha fatto appassionare alle foto, cioè premere semplicemente l'otturatore e godermi la magia della fotografia. E questa sensazione di magia la riprovo ogni volta che prendo questa fotocamera in mano. Infatti spero che Colette me la regali. A volte penso anche che ci possiamo perdere nella ricerca di attrezzature migliori di questa, ovviamente, con una quantità esagerata di megapixel e tutta quanta una serie di specifiche tecniche che ci semplificano anche gli scatti. Ma mi è piaciuto molto fotografare con l'X1 perché mi ha ricordato esattamente tutto quello che mi piace. Una fotografia di cui sei felice è già un'ottima fotografia, indipendentemente dalla macchina fotografica con cui l'hai scattata. Mi è piaciuto molto prendere in mano l'X1 e mi è piaciuto molto fotografare con l'intenzione semplicemente di raccontare qualcosa, senza fare affidamento a tutte quante quelle funzioni delle fotocamere moderne, riuscendo perciò a cogliere l'attimo prima ancora che quell'attimo svanisse e a saper raccontare e immortalare tutte quante quelle imperfezioni che fanno della street photography un genere unico. Per quanto riguarda questo sensore mitico dalla X1, ed è mitico perché in tanti lo criticano per i difetti che ha, ma in tanti lo sanno per lo stesso motivo, sì, a volte è vero che può dare delle immagini quasi cinematografiche, ma non è questo il motivo che me lo fanno amare. Cosa mi fa amare la Fuji X1 è l'approccio semplice, senza fronzoli, che si ha utilizzandolo, cioè la possibilità di utilizzare lenti intercambiabili con un'ottima qualità per meno di 300 euro. È questo che rende questa fotocamera una fotocamera eccezionale. E questo non significa ovviamente che cambierei la mia Sony A7IV con questa a tempo pieno. Penso però che sia importante avere delle alternative, essere cioè in grado di esercitare la propria creatività in modi diversi e ricordare perché amiamo così tanto fotografare. Infatti non abbiamo bisogno dell'ultimo modello di fotocamera per ottenere una buona fotografia e non abbiamo nemmeno bisogno di una fotocamera all'avanguardia per divertirci nel fare quello che ci piace. Quindi che cosa voglio dire con tutto questo pippone di domenica mattina? Voglio dire che a volte tornare all'essenziale, utilizzare una fotocamera più vecchia e con meno funzionalità ci può aiutare a riscoprire la nostra passione e può essere addirittura formativo, cioè ci può aiutare a imparare a catturare meglio dei momenti unici e a saper raccontare storie attraverso le immagini. È facile normalmente lasciarsi prendere dalla scimmia, cioè dal desiderio di possedere sempre l'ultimo modello di fotocamera, ma a fine giornata quello che conta veramente è l'abilità che abbiamo di saper vedere e catturare i momenti unici. La fotografia di strada in particolare è tutta quanta una questione di osservazione, di connessione con quello che ci circonda. E allora provo da oggi a non predicare soltanto bene, ma anche a razzolare bene. Perciò la prossima volta che anche tu ti sentirai sopraffatto dalla tentazione di acquistare una nuova fotocamera, oppure ti preoccuperai delle specifiche tecniche della nuova fotocamera, ricorda che l'attrezzatura non è tutto. Prendi sempre in considerazione la possibilità di utilizzare una fotocamera un po' più vecchia e concentrarti soltanto sul miglioramento delle tue capacità di fotografo, cioè nel saper affinare quello che è l'occhio. E già, perché la fotografia è un'arte che va oltre l'attrezzatura. Avere una fotocamera più vecchia e con meno funzionalità può essere un'esperienza unica, può essere, come ti dicevo, formativo. E conta davvero molto più nella fotografia quello che pensi, quello che hai dentro, piuttosto che la macchina che utilizzi. Quindi dimmi cosa pensi di questo video, cosa pensi di questa macchina fotografica qua e ci vediamo con la prova di una nuova macchina vintage. Ciao!